continua lo sciopero della fame di circa 10 dipendenti della Ergon. Gli operai, da ieri, hanno avviato questa nuova forma di protesta per lamentare il mancato pagamento dei loro stipendi e denunciare, secondo quanto rilevato dagli stessi, pagamenti degli stipendi soggettivi, ovvero ad alcuni dipendenti sì, ad altri no. Tra chi protesta, anche una dipendente operata nei giorni scorsi. Non ho neanche i soldi per acquistare le medicine e non so come fare, ha denunciato. I dipendenti, inoltre, hanno occupato, in modo pacifico, la sede della Ergon nell'area industriale di Polla e continueranno a restarci, proseguendo anche lo sciopero della fame, fino a quando non ci saranno chiarimenti e anche dei pagamenti. Per cercare di portare loro delle risposte, questa mattina c'è stata la visita dei consiglieri regionali Michele Cammarano e Vincenzo Viglione dei 5 Stelle. La legge sui rifiuti, hanno riferito, non è ancora passato. Non credete alle bugie che vi dicono. Gli operai della Ergon sembra che vengano presi soltanto in giro. A Polla è arrivato anche il rappresentante del sindacato azzurro Guidotti. La magistratura intervenga con forza, ha richiesto. Inoltre, da aggiungere, anche un serrato confronto tra lo stesso Guidotti e Viglione sulla legge in fase di approvazione e anche sull'iter da seguire.